Ieri c'è stata l'ultima riunione fiume presso il Ministero, presso il MISE. Il MISE ha sottoposto un'ulteriore e penso ultima proposta di accordo e anche se con alcune distinguo noi abbiamo accettato per dovere istituzionale. E dopo ampia discussione con i sindacati, i quali chiedevano l'utilizzo di diversi ammortizzatori sociali per arrivare, diciamo, a spostare la fuoriuscita degli esuberi che tutti noi conosciamo, e purtroppo l'utilizzo di questi ammortizzatori sociali non coincidevano, non possono coincidere con quelle che sono le esigenze immediate dell'azienda, tipo il fatto di dichiarare immediatamente l'esubero, l'esistenza dell'esubero, perché gli ammortizzatori sociali e soprattutto la cassa integrazione va dichiarata una crisi che poi deve rientrare in qualche modo. E dopo una discussione molto lunga ho proposto sul tavolo la possibilità, l'unica possibilità che poteva fare coincidere gli interessi dei lavoratori, quelli dei sindacati e i nostri, che era quella di attivare per il sito di Terni la cassa integrazione della zona di crisi complessa, e facendo un progetto insieme alla Regione, condivisa dalla Regione e dal Ministero del Lavoro, per la ricollocazione dei dipendenti. Una parte di questi dipendenti, che poi erano quelli che non sono gli esuberi, potrebbero transitare in una NewCo, sempre sotto il controllo diretto di Alimenti Italiani, del gruppo, che potrebbe fornire servizi non soltanto all'ex gruppo Novelli, alla società dell'ex gruppo Novelli, ma all'intero gruppo Y. Vicenzo Quindi Greci. dagli, diciamo, la possibilità di lavorare, di avere più lavoro di quello che hanno oggi. Questo trasferimento deve avvenire e potrà avvenire ai sensi del 2112 ex articolo 47, quindi con tutte le garanzie di legge, senza sotterfugi, senza nessun tipo di danno. E una volta messo questo sul tavolo, però stranamente a quel punto sembra che qualcosa sia scattata tra i sindacati che hanno riposto questioni che sembravano essere superate, tipo rimettere di nuovo in gioco i vecchi contratti, i vecchi accordi sindacali, Tutti i e privilegi i privilegi ancora segnati che sono. che erano stati già discussi e già tolti, mettere in discussione l'eliminazione degli scatti fino ad oggi che erano maturati, perché poi l'accordo del Ministero prevede che da subito già ricominciano a ripartire gli scatti di anzianità, mentre si annullavano dalle buste paghe gli scatti che erano maturati fino ad oggi. I sindacati hanno riposto questi problemi, insomma, hanno ripreso questioni che non avevano nulla a che vedere su quello che era il discorso generale, perché erano già state in parte superate. La cosa che però più ha fatto male, più ha fatto danno, è che si dice in un comunicato dei sindacati, che è uscito anche sui giornali, che noi avremmo aumentato il numero degli esuberi. È palesemente falso, perché il numero degli esuberi era 68 al netto dei 16 operai di Latina. Oggi il numero è 79 al lordo dei dipendenti di Latina. Quindi in realtà gli esuberi amministrativi sono passati da 68 a 63 e penso che scenderanno ancora di qualche unità, perché stiamo cercando di razionalizzare, di creare il minore fastidio possibile e danno possibile ai dipendenti. Il nostro obiettivo è quello di tutelare i dipendenti, ma con tutto il rispetto per tutti, è quello di avere l'obiettivo sempre presente, che è quello che ci ha portato qua, e cioè salvare questa azienda. Dobbiamo tutelare Oggi nessuno. sappiamo che esistono degli ammortizzatori sociali che hanno già dichiarato l'esubero. Sul sito di Terno dove ci troviamo, oggi abbiamo un esubero dichiarato, in quanto abbiamo un contratto di solidarietà, pari al 30%. In realtà l'esubero qui è intorno al 50% ed è conosciuto da tutti, però i sindacati, pur riconoscendolo, non lo vogliono mettere su carta. Questo porta un po' di danni a tutti, perché bisogna essere il più trasparente possibile. Una volta che ci diciamo le cose in modo trasparente, poi insieme possiamo trovare i percorsi. Noi abbiamo detto, siamo pronti a firmare qualsiasi accordo in bianco, purché teniamo fermi tre punti. Non ci devono essere aumento dei costi per l'azienda, bisogna dichiarare immediatamente l'esubero e i dipendenti che devono fuori uscire si deve già sapere oggi che fine faranno alla fine del percorso. Allora, questi tre paletti i sindacati non ne hanno voluto sentire parlare. Noi abbiamo detto, se ci sono il rispetto di queste tre cose, siamo pronti a firmare un documento in bianco, compilatelo voi. Si sono rifiutati, sono usciti con ulteriori proposte per far saltare il tavolo, addebitando a noi la rottura del tavolo. Il tavolo è stato rotto perché i sindacati non hanno accettato l'accordo che il Ministero li ha sottoposti. Il tavolo l'hanno fatto saltare loro. Noi alla fine, ieri sera, abbiamo dato 24 ore ai sindacati per ricevere una risposta. La risposta che dobbiamo ricevere è se accettano o non accettano di sottoscrivere l'accordo che ci ha proposto il Ministero, con l'unica variante
che lì sull'accordo si parlava della prosecuzione del contratto di solidarietà fino al 31 ottobre, che era la scadenza più o meno normale, e poi da lì si licenziava. Ebbene, la proposta che abbiamo fatto noi è quella di chiudere subito il contratto di solidarietà e fare partire i 12 mesi di cassa integrazione, come dicevo prima, di crisi, in zona di crisi complessa, e da lì fare partire gli ammortizzatori. Se loro accettano questo accordo e ci danno risposta entro stasera, bene, altrimenti domani mattina l'azienda si sentirà libera nei confronti di tutti di prendere qualsiasi decisione. Noi non siamo qua per fare danni a nessuno, non siamo qua per fare guerre con nessuno, siamo venuti qua per salvare un'azienda. Tendiamo e pensiamo di riuscirci, però ci vuole l'aiuto di tutti, soprattutto delle maestranze, che conoscono molto più di noi e molto meglio di noi quali sono i reali problemi dell'azienda. Ecco, a questo punto queste cose hanno in genere una certa dinamica, no? Pensate di rimettervi comunque tavolino, il tavolo nel giro? Non di... credo proprio, perché io sto uscendo in questo momento e sto andando a Perugia per motivi personali con mia moglie. Io, se non ricevo una telefonata entro stasera alle 18 che mi si dice che accettano di firmare l'accordo, mi sentirò libero domani mattina di fare ciò che devo fare. Ho già dato mandato agli avvocati aziendali per verificare tutte le forme di legge per arrivare a prendere una decisione complessiva che risolve il problema, che possa essere sia quella di iniziare un percorso unilaterale per eliminare gli esuberi, ma potrebbe essere anche quello di ritirare la domanda di concordato e portare l'azienda in fallimento. Voi quali investimenti siete pronti, scusa, a fare su questo tema? Noi abbiamo allegato alla proposta di accordo che ci ha sottoposto il MISE il piano di investimenti. Il piano di investimenti prevede 8 milioni di euro circa su Amelia, nella filiera pane, 17 milioni di euro sulle agricole, su Spoleto e tutti i capannoni agricoli, e 5 milioni su Cisterna. Naturalmente questi hanno degli step, dei timing diversi. Per quanto riguarda gli investimenti sulle agricole, partiranno da subito, anche perché c'è un progetto ancora in itinere che va chiuso, altrimenti si perde anche un contributo che è in essere. Per quanto riguarda invece Amelia e Cisterna, bisogna aspettare che si chiuda il concordato, perché altrimenti noi non possiamo attingere ai fondi strutturali, perché le aziende in concordato non possono attingere ai fondi strutturali. Da lì partiranno gli investimenti. Gli investimenti su Amelia dureranno da 24 a 36 mesi. Questo è quello che prevediamo noi, possono anche durare di meno. Una volta che sono partiti gli investimenti su Amelia, che penso che sia l'investimento più importante sul pane, dopo i primi 24 mesi faremo lo step e inizieremo gli investimenti su Cisterna di Latina, che dureranno altri 24 mesi. Quindi ritengo che l'intero monte di investimenti, che è circa intorno ai 32-33 milioni di euro, dovrebbe concludersi entro 5 anni. Sapete già chi tenere dentro? Perché secondo quanto riferito dai lavoratori, questa mattina avevate iniziato a chiamare. Qual è il criterio? Noi abbiamo iniziato a chiamare tutti. Abbiamo iniziato a chiamare i dipendenti e continueremo a chiamarli. Poi c'è stata l'interruzione di questa manifestazione e non l'abbiamo fatto. L'ho già detto sopra alle RSA e ai sindacati che mi hanno chiesto e mi hanno fatto questa domanda. E noi abbiamo chiamato i dipendenti per dire loro: guardate che la situazione è questa, e il motivo, sappiate che ci sarà un'assemblea alle 12, voi e i vostri sindacati me l'hanno comunicato, vi chiediamo di partecipare all'assemblea sindacale perché vogliamo che tutti vi rendiate conto di ciò che sta succedendo, perché sappiamo che molti dei nostri dipendenti non partecipano alle riunioni sindacali. Abbiamo chiesto di partecipare affinché si rendessero conto realmente di ciò che sta succedendo. Sappiamo, gli ho detto, che c'è possibilità di uno sciopero. Vi diciamo soltanto quali sono le nostre preoccupazioni, e cioè che così come è successo a Milano in altre occasioni, avendo noi come clienti la GDO, se dovessimo sospendere anche per un solo giorno le forniture alla GDO, questo comporterà sicuramente delle ripercussioni, e quindi noi saremo costretti a chiudere l'intero gruppo, e a quel punto fallirà, andiamo tutti a casa, sia tu che devi rimanere, sia qualcuno che non dovrà rimanere. Questa è la preoccupazione. Noi non vi diciamo di non fare sciopero, di non andare a fare attività sindacale, noi vi diciamo soltanto meditate, perché questa cosa è un rischio altissimo che tutti corriamo. Qualcuno mi ha addebitato che io abbia detto a qualcuno non andate a fare manifestazione, non fate sciopero. Io sono pronto a denunciare chiunque alla Procura della Repubblica, se viene chiunque dei dipendenti a dirmi che io ho riferito una cosa del genere. Sono pronto a querelare chiunque, chi che sia. Non è il nostro costume fare attività antisindacale, però è il nostro costume parlare direttamente con i nostri collaboratori, perché penso che il rapporto diretto valga sempre più di ogni altro filtro che ci possa essere in mezzo. Ci sono stati dei filtri che hanno portato fino ad oggi solo danni, e quello che ho detto prima ne è la prova. L'ultima cosa sulla cassa: la richiesta dei sindacati ci sembra di riguardare 3 anni di cassa estesa però anche ai lavoratori di Amelia e Spoleto. I sindacati fanno finta di non sapere o fanno finta di non capire, vogliono mistificare quelle che sono le cose. Abbiamo detto: non si può fare la cassa integrazione ordinaria
perché non possiamo dichiarare gli esuberi, perché la cassa integrazione ordinaria va fatta con dei motivi ben precisi e quindi ci dovrà essere il riassorbimento. Noi invece dobbiamo essere chiari con tutti, soprattutto con i dipendenti. Dobbiamo sapere oggi quanti sono gli esuberi e si dovrà sapere da qui a fine procedura cosa succederà agli esuberi. Punto. Questo non si può fare né con il contratto di solidarietà né tantomeno con la cassa ordinaria. Come dicevo prima, si può fare solo con la cassa integrazione nelle zone di crisi complessa. Punto. E questa cassa integrazione vale massimo 12 mesi. Per fare questo l'azienda si deve prendere una grande responsabilità, perché la cassa integrazione nelle zone di crisi complessa può essere esperita, può essere richiesta solo dopo aver chiuso l'intero ciclo degli ammortizzatori sociali ordinari. Però il Ministero ci ha comunicato, abbiamo fatto un incontro con il Ministero del Lavoro, ci ha comunicato che se l'azienda fa una dichiarazione che non è nelle condizioni di usufruire degli ammortizzatori ordinari, può accedere a quelle di crisi complessa. Ecco, noi ci prendiamo la responsabilità di fare questa dichiarazione pur di tutelare i dipendenti. Questo è quello che noi abbiamo messo sul tavolo per Terni. Ma solo questo possiamo fare, non possiamo fare nient'altro, anche perché essere in cassa integrazione significa continuare ad avere un costo per l'azienda, che significa una parte dei contributi e soprattutto l'accantonamento del TFR. Quindi sono dei costi, e se stiamo chiedendo dei sacrifici soprattutto a quelli che hanno lo stipendio più basso, e mi riferisco alle agricole, ai dipendenti agricoli, agli OTD oltre che agli OTI, allora vuol dire che non capiamo cosa significa fare veramente abbassare il costo del lavoro. Noi siamo anche disponibili, abbiamo detto, per Terni a fare un ulteriore sacrificio che possa consistere in 100, 200, 300 mila euro per quanto riguarda l'accantonamento del TFR e questa parte di contributi, ma sicuramente non siamo disponibili a ritornare fra 6 mesi al tavolo del Ministero a dire che l'azienda non è in grado di andare avanti. Noi vogliamo risolvere i problemi strutturali che c'ha questa azienda per dedicarci finalmente e definitivamente all'attività di imprenditori, che significa andare a trovare i clienti e vendere i nostri prodotti.